davvero importante che devi ricercare in un maestro di arti marziali. Non parlo nemmeno di difesa personale, proprio in generale. E questo è un video confidenziale. Se devo pensare a qual è la qualità che fa la differenza, ai maestri che hanno fatto la differenza per me, penso che la qualità più importante è l'ascolto e la comprensione. Voglio dire, molto spesso l'errore che fanno alcuni, in assoluta buona fede, è cercare di conformare l'allievo alla tecnica, ma l'allievo ha tutto un percorso interiore che nessuno può sondare, che nessuno può capire. Per cui ciò che deve fare veramente il maestro è ascoltare, capire quali sono le difficoltà dell'allievo nella sua fisicità, nel suo approccio mentale alla tecnica e aiutarlo a raggiungere una sua perfezione della tecnica, anziché spingerlo verso qualcosa che alla fine è un'immagine esterna e che forse all'allievo nemmeno serve. E questo è tutto. Dimmi che ne pensi, ci tengo davvero, perché questa alla fine è solo la mia esperienza. Se hai un'esperienza diversa, se vuoi contribuire, scrivimelo nei commenti, mi farà davvero piacere. Se vuoi continuare a seguire questi video, se ti interessano, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Non sia mai che ne perdi qualcuno. Ti mando un saluto. Ciao, buona vita e buona pratica.